Posta, vediamo quante denunce per molestie sessuali contro Dustin Hoffman sono necessarie prima che Meryl Streep lo azzanni a L collo come è solita fare con Donald Trump. Meno. Lettera 1. Dagonov. Paradosso pensione in Italia. Sperare che si abbassi l'aspettativa di vita. A Igor. Lettera 2. Silvio Berlusconi ha impetuosamente evidenziato come è invecchiato male Maurizio Costanzo. Lettera 3. Caro Dago, Ceccarelli su Repubblica chiosa il primo time Berlusconi Costanzo rammentando con tono compassionevolmente compiaciuto che fanno 160 anni in due. Praticamente impuberi, rispetto alle quasi 94 primavere del suo ineffabile fondatore, che passò con la nonchalance di chi colloquia con io dal Fez al pugno chiuso nello spazio di un mattino. Giorgio Colomba. Lettera 4. Caro Dago, qui Demonte lo schettino catalano, solo che invece di una barca ha cercato di affondare una regione con oltre 7 milioni di abitanti. Tutti. Claudio. Lettera 5. Gentil Dago, il presidente, Sergio Mattarella, 76 anni, ex DC, detto la Sfinge di Castellammare, ha firmato la legge elettorale. Voteremo, dunque, per eleggere il nuovo Parlamento, nella prossima primavera, con il Rosatellum BS. Una scelta. Travagliata, ma libera e consapevole. Ossequi. Pietro Mancini. Lettera 6. La corretta dimensione grillina te la dà Gigino di Mail con la premessa nel suo tweet di confronto a Renzi, non è una fake news. Come a dire, lo so che siamo i soliti cazzari ma stavolta è vero, giuro. Aridateci craxi Andreotti Forlani. Punto. Lettera 7. Caro Dago. Mentre Gentiloni visitava alcuni paradisi islamici, tra cui l'Arabia Saudita, la stessa bombardava lo Yemen, uccidendo anche bambini, con armi italiane.
come mai certe notizie non si trovano sulla stampa italiota e quando ci sono bisogna cercarle col lanternino. Il gatto Giacomino. Lettera 8. Caro Dago, si dice che la Boschi, a Tokyo per evitare la Sicilia, quando le hanno chiesto se voleva imparare qualche parola giapponese utile, abbia scelto banca e telefono. Barbapero. Lettera 9. La situazione italiana verrebbe definita a Napoli. Questo è il paese di Mastro Raffaele, uomini della vigilanza di B che vanno nelle banche controllate, generali che vanno a fare i consulenti delle industrie private della difesa, prefetti che diventano AD di aziende pubbliche. Ma nessuno riesce a stare fuori dalle. E godersi la sua pensione d'oro? Abrani. Lettera 10. Caro Dago. Leggendo quello che hanno dichiarato gli scienziati texani mi sono preoccupato. Durante la mia vita ho sempre avuto il pene diritto. Ma adesso che sto raggiungendo gli 80, mi sono accorto che il pene, oltre a rimpicciolirsi, si sta incurvando. Mi devo aggiornare per evitare conseguenze e fare qualche telefonata a Houston in Texas? Annibale Antonelli. Lettera 11. Caro Dago, vediamo quante denunce per molestie sessuali contro Dustin Hoffman sono necessarie prima che Meryl Streep azzanni al collo il piccolo piccolo uomo come è solita fare con Donald Trump. Benlil Marduk. Lettera 12. Caro Dago, la trovata di Kevin Spacey di dichiararsi omo dopo essere stato accusato di molestie sessuali ad un 14enne non è piaciuta alla lobby gay, che ha respinto l'attore. Tutto ciò conferma comunque una cosa. Far parte del mondo LGBT oggi è considerato un vantaggio che assicura dei privilegi, i veri discriminati sono gli etero. Reale. Lettera 13. Caro Dago, all'età di 12 anni, e quindi nel lontano 67, nel corridoio della scuola media che frequentavo in classi rigidamente separate maschi-femmine, e tutti in grembiulino nero, diedi durante l'intervallo una pacca sul culo a una scolaretta già ben messa, ne ricordo la consistenza, che non fece una piega tranne un accenno di sorriso complice. Ripensandoci e leggendo le cronache marziane dei sexual harassments di 20 anni e più fa, non dormo la notte. E se si ricordasse, mi identificasse e trovasse un paio di testimoni? Saluti Blue Note. Lettera 14. Dago Darling, della serie Il paese dei taglieggi e dei poteri forti. Anche stranieri e multipartisan, di ogni ordine e grado. Ultimo, Lucase che obbliga a cambiare decoder o televisori entro pochi anni. Con conseguenti esborsi del popolo bue, anche gli incapienti, esultanza dei produttori stranieri di TV e annessi e connessi, nuovi enormi carichi di lavoro per i nuovi schiavi che lavorano nel big business dello smaltimento dei rifiuti tossici e ingombranti, sofferenze indicibili per i vecchi che non sono nati digitali, eccetera. Certo, il neo-mincul pop ce la girerà, con molta vasellina bonista, sostenendo che, ce lo chiede l'Europa, i nuovi congegni saranno ecosostenibili, eccetera.
e magari arriveranno persino a dirci che il tutto è sia contro i mitologici cambiamenti climatici sia a chilometri zero, anche se ci sono di mezzo la Corea del Sud, la Cina, la Romania e chissà quali altri paesi che producono TV globalmente. Amen.